Assolutamente sì, avevamo preparato tutt'altra partita, invece non abbiamo fatto niente di quello che abbiamo preparato. Ovviamente io sono il tecnico da poche settimane di questa squadra, sto cercando di apportare delle modifiche, perché questa squadra purtroppo è evidente che ha dei problemi, perché se andiamo a vedere il tabellino delle reti subite, penso che per una squadra di eccellenza siano troppi. Sapevo di dover lavorare, ecco, non mi aspettavo una prestazione del genere perché i ragazzi sicuramente devono dare di più sotto l'aspetto dell'attenzione, sotto l'aspetto della voglia, sotto l'aspetto di ottenere un risultato importante, non ho visto niente di tutto ciò. Ovviamente si dovrà lavorare di più, è inutile che si dice la responsabilità è dell'allenatore, è responsabilità di tutti, dei giocatori che vanno in campo e poi dell'allenatore, perché tutti gli allenatori sono abituati, mi assumo la responsabilità, no, in campo ci vanno i giocatori e si devono assumere la responsabilità. Poi io durante la settimana cercherò di rimediare agli errori che sono stati fatti, e sono stati fatti degli errori grossi, perché è una squadra che conosco benissimo, giocatori che si conoscono bene. Se facciamo giocare sempre uno contro uno i nostri terzini, i giocatori come Sarrizu e come Massetti sono giocatori che in questa categoria non ci appartengono, fanno male a tutti. E quindi noi avevamo preparato un certo tipo di partita, non l'abbiamo fatto e quindi abbiamo perso strameritatamente. Pierluigi Trombetta, Tuttocalcio e Una delle Supergiornale, prego. domande che ti volevo fare, Antonio, era proprio questa: che cosa nello specifico non aveva funzionato in casa Sulmona al di là del passivo e come riuscirai a risollevare la formazione biancorossa, visto che non potete neanche più, insomma, acquistare giocatori in chiave di mercato, come si riesce a risalire in classifica? Come si riesce a risalire in classifica? Noi dobbiamo salvarci in questo momento. Va bene, le partite dove si poteva fare punti le abbiamo fatte, le prime due partite contro Nereto e Ortona. È normale che poi questo tipo di prestazione ti toglie l'autostima, ti toglie delle certezze che avevamo acquisito e quindi bisogna lavorare secondo me sotto quell'aspetto, perché poi andare a lavorare oggi sotto l'aspetto fisico, tattico e tecnico c'è poco tempo. Non avendo tanto tempo devi cercare di ottenere il massimo con quello che fai, si deve lavorare durante la settimana, è inutile che stiamo qui a parlare, bisogna lavorare tanto, però i giocatori devono prendersi le loro responsabilità, devono prendersi, perché una prestazione del genere io non l'accetto assolutamente, non l'accetto e devono avere un atteggiamento diverso in mezzo al campo, devono onorare una maglia importante. E quindi si deve fare molto di più per tirarsi fuori da questa situazione. Un Alessia Lombardo del centro, scusate Luigi, prego. Mister, buonasera. Devo onorare la maglia, gliel'hanno ricordato anche i tifosi presenti qui al Gran Sasso a fine gara. C'è stato il tifoso. Assolutamente sì, hanno ragione. I tifosi hanno ragione. I tifosi hanno sempre ragione. Quando si fanno queste prestazioni, i giocatori devono stare zitti, rientrare dentro, farti la doccia e prepararsi per martedì e lavorare. Perché non è una prestazione, non si può accettare una prestazione del genere. Non mi è mai successo da quando alleno. Quindi si dovrà lavorare tanto. Se loro vogliono seguirmi è bene. Se no chi non vuole seguirmi può stare a casa. Infatti, una cosa che magari emerge, Antonio, è vero che all'andata c'era Bernardi e non c'eri tu, però insomma, l'andata è finita 5-0, al ritorno è finita 5-1. Sembra che cioè, la differenza tra l'Aquila e Sulmona sia di 5 gol. È possibile questo? Mi sembra assurdo pensarlo. Il campo dice questo. È inutile che parliamo. Noi dobbiamo vedere quello che succede in mezzo al campo. Il campo oggi dice che ci sono 5 gol di differenza. A me quello che è successo prima mi interessa ben poco. Sapevo che la squadra era in difficoltà perché è una squadra che seguo da tempo per vari aspetti. Quindi bisogna fare qualcosa in più tutti quanti. È inutile che chiacchieriamo perché le chiacchiere per me non portano a nulla, bisogna entrare concentrati e sapere quello che si deve fare, perché noi questa settimana abbiamo lavorato tanto, e penso anche di aver lavorato bene, soltanto che non abbiamo fatto niente di tutto quello che abbiamo preparato e questo mi dispiace, è un andamento che va avanti da tempo,
che va avanti, e quindi bisogna subito cambiare questo andamento perché ci potremmo ritrovare in acque pericolose.